Onorevole Mulè, ci colleghiamo con lei proprio mentre è alla Camera perché prosegue comunque la sua attività parlamentare chiaramente e vorremmo capire un po' che cosa si sta predisponendo anche per la cosiddetta fase 2 perché mi sembra che ci siano tante voci che si rincorrono ma anche tante incertezze ancora fino a questo momento, soprattutto per capire chi e come potrà riprendere a lavorare, Mulè. Allora, intanto bisogna dire che oggi alla Camera noi stiamo approvando il primo decreto, il Cura Italia. Pensate, cioè il primo decreto che venne fatto a marzo e viene convertito oggi in legge alla fine di aprile. Questo già di per sé marca il ritardo spaventoso che vive questo Paese. In questo decreto avevamo detto di accogliere alcuni emendamenti che riguardavano la Liguria, di Ponente, riguardavano la provincia di Imperia. Abbiamo presentato degli emendamenti per i frontalieri, per fare in modo che ricevessero i 600 euro, per il settore del florovivaismo, chiedendo che ci fosse un fondo di almeno 100 milioni a favore di questo settore, per i pescatori, per sbloccare i contributi della pesca del 18 e del 19, e altri emendamenti che riguardavano il nostro territorio, l'agricoltura, l'introduzione dei voucher. Adesso diciamo che i tempi televisivi devono essere stretti. Non ne hanno preso neanche uno. Si sono impegnati a recepirli nel prossimo decreto, il cosiddetto decreto liquidità, che è quello che arriva alla Camera la prossima settimana e sul quale riproporremo esattamente tutti gli emendamenti che riguardano soprattutto, per quanto mi riguarda, la provincia di Imperia e quindi tutti i nostri problemi. La fase 2. La fase 2 è ancora allo stato embrionale, nel senso che, come vedete, c'è incertezza su come ripartire, sul distanziamento sociale, su quante persone possono entrare in un ristorante, se le discoteche possono aprire. Adesso, siccome lì noi viviamo in una zona che vive di turismo, io sono terrorizzato dal fatto che sul turismo è un settore che conoscerà, se va bene, un decremento del 70% quest'estate. Significa che molte delle imprese del nostro territorio, se non hanno un aiuto concreto, che non è il prestito che verrà, che viene dato e che bisogna restituire in 6 anni. Ho letto l'altro giorno la storia di un barista di Ventimiglia che giustamente dovrà chiudere perché non ha i soldi per ripartire. Allora bisogna dare i risarcimenti. Risarcimento significa dei contributi a fondo perduto in cui lo Stato riconosce all'impresa che ha chiuso per 2 mesi un risarcimento rispetto al fatturato del 2019. Ecco, questa è una delle azioni fondamentali. La seconda è quella di dare certezze ai nostri lavoratori, quindi intanto i 600 euro, il governo dice che diventeranno 800 euro, noi diciamo deve essere almeno 1000 euro e così per tutte le condizioni per la riapertura che sarà drammatica se non daremo intanto i mezzi necessari per mangiare, perché di questo parliamo. Adesso ancora oggi noi viviamo una grande emergenza sanitaria. Adesso io domani festeggio il mio compleanno e sono felice di festeggiarlo perché auguri, ho ricevuto la telefonata di un'azienda del Lazio che finalmente riesce a spedire, dopo la prima dotazione di 40 kit per la Croce Rossa, domani arrivano gli altri 160 kit. Significa che ancora a Imperia, a Sanremo, a Ventimiglia hanno un problema enorme per quei kit. Che significa? Cioè le mascherine, i calzari, i copricapo, le tute. Bene. Allora, noi parliamo di una ripartenza, di ricominciare quando ancora mancano le strutture elementari per poter ripartire. Allora, su questo, come dire, davvero faremo non le barricate, ma non ci muoviamo da qua fin quando le risposte non vengono date. Però, per dare risposte deve avere anche qualcuno che è disposto ad ascoltare, che non si perda nel dibattito del MES, nel dibattito degli aiuti sulla sanità. L'impegno è continuo e costante e sarà per dare intanto pane e pasta, parliamoci chiaro, a chi nel nostro territorio non ce la fa e purtroppo non sono pochi, dare più soldi ai lavoratori autonomi e dare la certezza della cassa integrazione, dare i voucher, quindi il lavoro stagionale flessibile, dare i risarcimenti e procedere non con la desertificazione ma con la decertificazione, cioè basta certificati, basta autorizzazioni. Basta perdere tempo, abbiamo bisogno di correre, abbiamo bisogno che le nostre aziende siano in grado di avere i mezzi, quindi la liquidità e la possibilità di ripartire.